con la testa di Batman. La testa? No, anzi, io ce l'ho la testa, ma non trovo le gambe. Che ci devi fare? Lo devo portare alla vacanza. Siamo in partenza, però lui sta scegliendo le cose da portare, eccolo qua. Questi che ci fai? Ti coloro. Ti devi portare pure i fogli? In vacanza? Uno, due, tre, quattro e cinque. Cinque. Dai, ce la faremo a portar via tutta questa roba? Valigia di bombo, zainetto, mia, Lillo, computer. Questa è solo la sacca dei costumi, anche questa viene da Amalia e le sue borse. Qui dentro c'è un frusaglia da bagno, viveri, giochi se piove, giochi di bombo, riduttore, cuscini. Ce la faremo, io ancora non mi sono pettinata, ma non ho intenzione di farlo perché sto look mi piace. Non puoi scendere con la valigia, amore. Porta la valigia, la tua valigia all'ascensore, dai. È pesantissimo. Certo, mettila là vicino, dai. Ti ho chiamato. Ti posso aiutare? Oh, a fare le cose. Quelle leggere, mamma. Spostati un pochino, devi mettere avanti alla valigia, ma sei pronto? Primo viaggio fatto. La famiglia Brambilla parte. Oh mio Dio. Andiamo a prendere l'altra valigia. No, fermo un attimo. Non porta con questo sulla testa, è pericoloso, amore. Stefani, no, guarda, alza i piedini, mamma. Alza i piedini, che questo è pericoloso. Lo zainetto lo tieni fuori. Porca trota! Hai fatto? Le chiavi da casa al mare. Tu che cazzo? Ma mio marito se la dimentica le chiavi da casa al mare. Allora, io questo te lo metto. Aspetta, piccolo. No, ma questo. Mammi, ma se vado un po' indietro. Fatto, ok. Fatto, vale? Sì, sì. Bello l'ombrellone, Silvia. L'ho comprato nuovo l'altro anno, ma ancora non l'avevo mai usato. Vi faccio vedere, questa è la casa. Lì c'è il cancello d'entrata, c'è tutto questo bel portico qui mattonato. Poi c'è la scala. Tutto quest'altro bel pezzo di giardino, c'è Macho Man, Madonna tutta per terra. Qui c'è ancora una parte di giardino, un bel albero di lime, mi sembra che sia di limoni, comunque anche qui c'è un bel pezzo. Qui c'è la doccia esterna, le nostre sdraiette prese da Carrefour tipo 100 anni fa. E qui c'è la cucina col divanetto, diciamo piccola sala pranzo, cucina. Qua c'è la cameretta, al bagno c'è mia suocera, non inquadriamo altrimenti va online anche mia suocera. Fai vedere. Adesso faccio vedere. Qui c'è la cameretta, qui c'è il bagno, qui c'è mia cognata che cerca le sue cianfrusaglie, ride. Qua c'è la piccola camera da letto. Adesso vi faccio vedere una cosa che ha trovato mia suocera. Qua, guardate che limone strano, io credevo che fosse un peperoncino. Guardate, c'è un limone, io lo rompo. Sarà un'altra specie o un limone deforme? Dite voi. 4-10, ci prepariamo. Ma perché cazzarola gridi? Ma questo dove l'hai trovato? Bravo! Ma carino sto gioco, bellissimo. Grande bobbolo. Sei pronto? Ora ti faccio una bella fotografia, eh? Siamo pronti? Naturalmente primo giorno di mare, mare mosso, vento. Stefano non si può fare il bagno, però è bravo, lui capisce la situazione e sta fuori dall'acqua. Macho Man che si increma. Ieri qui che tirava tanto vento.
guarda un po' mamma. Guarda mamma. Tutto moccioloso, la mia fazzoletto. Sì. Mettila qui. Ti spiega a nonna questo gioco, dai. Nonna, la devi ascoltare. Non vedi questo taglio sotto la bottiglia? Mo io l'ho fatto entrare dentro la bottiglia. Adesso Lupo, il soldo che sta, tieni, che sta qua sotto, vede? Sì. Lo fa entrare dentro la bottiglia con una magia. Se deve mettere giù però, così vede bene. Là, sì. Se deve avvicinare però. Bravo, ti è riuscito alla grande! Bravissimo, ti è riuscito alla grande! Non sai che se gli avevo fatto noi da ragazzina cosa del genere, a me non sai che ci vediamo. Ti è riuscito alla grande! Ci vistava come l'uomo da ragazzino se gli facevamo una cosa del genere. Ti è riuscito alla grande! Ci faceva correre tutta la spiaggia. Ma che fa nonna? Vai! Bravo! Gerberine. Perché solo gerberine, scusa? Perché solo perché gerberine? Perché diciamo che il 99% è del tuo pubblico, delle tue follower. È vero, sono donne. È femminile. Male questa cosa. Gerberini, confido in voi. Like dei gerberini. Per te meglio, sì. Sulla battuta sul fioraio si sono tutte sbellicate. Ha, ha, ha. Allora adesso ho un'altra battuta da fare. Tipo? Cerco volontari per sparmarmi la chiarema della schiena. Male mortacci di te. Della nostra nuova? Beh, certo, amore, questa è una casa del mare. Ma dove mangiamo? Andiamo fuori forse stasera. Ti va? Ma forse, oppure quando fa freddo mangiamo in cucina. Se fa freddo si ha. Aspetta, in fila. Dopo, dal telefono di papà, chiami Zianna, la ringrazi per le ciabattine. Vieni, noi chiamiamo. Vieni, sì, dopo li chiamiamo. Due, non no, ma li devo chiamare. No, va bene, facciamo anche la videochiamata. Non lo so. Oddio. Poi questo della Roma lo rifiliamo. Ci si è perso lo scudetto, ma ce ne frega niente. Non lo dire. Che non è una Roma, senti. Ci rimane male, dici. Ma mica è colpa tua, amore. Quello si è tolto. Perché l'hai usato tanto. Vai al piedino questo? Mamma mia, un buco. Ok, mettete un po' se vuoi le ciabattine di zia Anna. Doccia time. Vai. Senti. Bravo. Mi fa giocare. Doccia rigorosamente fatta fuori. Adesso mi vorrei mettere la crema, il dopo sole. Cacchio, ce l'ho fuori nella borsa del mare, avrò fatto avanti Andrè. Un po' freschetto, comunque oggi faceva freddo, infatti siamo stati pochissimo, tipo dalle 5 meno un quarto, forse boh, un paio, 5 meno un quarto, sì, forse un'oretta e mezza, siamo stati poco perché faceva freddo, però boh, mi sono riuscita a fare pure il bagno, quindi sono stata contenta. Adesso mi incremo, mi metto una t-shirt, mia suocera sta facendo la pasta, io devo andare a condire l'insalata, io apparecchio e poi ceniamo. Cioè non potete capire quanto è buono il doposole che ho preso alla Lidl. È la prima volta che lo provo perché già vi avevo detto che provavo le creme protettive della Lidl. Tra l'altro la protezione 50 io la prendo per Stefano, costa 4,99 se non sbaglio, tutto il resto 3,99. Comunque una cifra assurda, insomma comunque economicissima. Considerate che Stefano non si è mai bruciato. Quando ho fatto il bagnetto col canotto a casa nuova, gli avevo messo una protezione 50, tra l'altro molto 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 costosa, si è bruciato, col tutto che erano le 6 del pomeriggio, più che bruciato gli è venuto l'eritema solare, considerate che gliel'ho applicato ogni quarto d'ora, con la Lidl non mi è mai successo, e ho preso il doposole questo qui, cioè non potete capire, a parte che è una formulazione acquosissima, leggerissima, infatti ne basta poca, ma c'ha tipo un odore di pesca, è qualcosa di fantastico. Se non l'avete mai provato, provatelo perché è buonissimo. Martina. Devi apparecchiare o no? Questo è sì, bello. Sì, bellissimo. Non c'è alcun. Aspetta, quella è l'insalata, mamma. Aspetta, tesoro. Allora, porta le forchette. Tieni. Tieni, mamma. Anche papà viene a mangiare fuori.
sta avvolgente. Io anzi, sto iniziando a mangiare. Stai iniziando? Hai detto una parola bellissima. Che ti stai mangiando? Ma ho detto, mi stanno appena parecchiando. Ma è uno scherzo bellissimo. E va bene. Ma io sto via un mese. Ma te mi riscrivo. Mi chiami nonna Zetta? Ciao nonna. Stefano, amore, come stai? Bene. Male è un po' più freddo, però quasi sta bene. Meno male, amore. Sono contenta. Sì, nonna, avevo ragione io. Nella videochiamata c'era tutto. Hai visto che mi vedi? Saluta mamma. Ciao nonna. Ho dimenticato di dare la buonanotte, la dai tu. Beh, no, metto... Lui vuole dormire da solo pure qua. Lui vuole dormire da solo pure qua. A me mi piace dormire nel mio cassetto su. Ma non ci puoi dormire su, mamma. Mamma ti mette i cuscini in terra, ok? Così se cadi non facciamo il botto, va bene? Sì. Ok. Buonanotte, amore.